Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia, Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se inserirete i codici riportati in descrizione riceverete il 5% di sconto. Signori, ben ritrovati sul canale. Oggi andremo a toccare un argomento conturbante che riguarda alcuni giocatori di Keyforge. Quale mazzo posso utilizzare per giocare un torneo? E come riesco a capire che sia il mazzo giusto? Ebbene qui, oggi, in questo video, abbiamo due giocatori del team GG come ospiti che risponderanno a delle domande su questo tema delicato e che ci hanno cortesemente prestato la loro esperienza per far luce a tal proposito. Sono onorato di presentarvi Niccolò Fossi e Leonardo Baldassini, che all'ultimo Prime Championship di Bologna si sono posizionati rispettivamente al primo e al terzo posto. Buona visione! Di sicuro, per quanto mi riguarda, un mazzo competitivo ci deve avere un buon numero di creature. Io sotto le 18-19 creature non prendo nemmeno in considerazione un mazzo. Non vuol dire che è un metro di paragone universale, cioè è il mio modo di giocare, semplicemente. Io prediligo mazzi con tanto board e quindi questa è una delle cose fondamentali. Ovviamente, o è un mazzo che poi sarà pieno di risposte all'hand, al board nemico, e allora può permettersi anche di avere meno ampie stampate, soprattutto ora con World Collide, se riesci a guardare bene le tue creature puoi permetterti di rippare solo con quelle. Se no dovrebbe comunque avere degenerazione di ambra per forza, e comunque io tendo sempre a voler primeggiare sul board, quindi alla fine vado anche a cercare mazzi che lo controllano per bene. La scelta si basa principalmente su quello che ha un win rate maggiore di entrambi i mazzi, quindi io tutti quelli che considero competitivi li provo a sfinimento su Crucible, li provo poi anche dal vivo nei tornei locali, e fondamentalmente quelli che hanno un win rate maggiore li gioco, a prescindere dalla loro composizione delle case, dalla loro espansione. Se devo scegliere un mazzo da portare a un torneo grosso, come può essere il Prime di Bologna, può essere un World Tour, anche se è un mazzo un po' meno divertente, un po' più facile da usare, prendo quello che ha un periodo maggiore, semplicemente. Fino a Worlds Collide? Assolutamente no, perché tanto erano tutti sballati. Sono andato al nazionale e mi pare il mazzo con sas più alto aveva 71. E il mazzo migliore che avevo era 69, quindi sono messo in quota, erano completamente sbagliati. Anche su Age of Ascension avevo due mazzi di Age of Ascension in tripletta. Con World Collide è effettivamente un pochino più affidabile, però comunque non è, diciamo, il criterio primario. Cioè, ovviamente, salvo combo che il sito non riesce a leggere, diciamo sotto i 74-75 è raro trovare un mazzo di World Collide forte, competitivo, insomma. Per le statistiche è diverso, nel senso dipende che tipo di mazzo è. Se è un mazzo che si basa su una combo precisa, mi posso anche, diciamo, posso anche ignorare alcune statistiche, per esempio appunto la generazione di ambre. Se c'è una combo che non è vista, va bene lo stesso. Il controllo di board, se so comunque tra creature e le due o tre azioni che ho riesco comunque a controllarlo, mi può andare bene lo stesso. Il controllo Ambra secondo me è abbastanza falsato in World Collide, quindi forse è il parametro che guardo meno. Di sicuro la velocità o comunque le archiviazioni di Logos sono fondamentali secondo me in World Collide. Io ora gioco solo World Collide, quindi è sicuramente una cosa che valgo. Io devo dire la verità, sono stato un difensore di Decks of Keyforge, quindi del punteggio SAS e di tutto ciò che ci ruota intorno, della prima ora, perché sono sempre stato convinto che il lavoro che stanno facendo i ragazzi, tra l'altro completamente gratis su Decks of Keyforge, sia eccezionale, e tutti quelli che lo criticano alla fine lo usano, e quindi è un po' un controsenso, visto che è un servizio che non paghiamo, che è largamente utilizzato in tutto il mondo, comunque tutti quelli che usano Keyforge, e perciò sì, uso il SAS anche perché quando uno inizia ad avere 100-150 mazzi è impensabile farci 20-30 partite con ciascuno. Perciò il valore SAS insieme agli altri parametri sono anche più importanti, come appunto il controllo Ambra, la generazione Ambra, il controllo board e tutti gli altri, sono
un primo step da fare, quindi uno filtra i mazzi a seconda del loro punteggio e poi li testa. Chiaramente questo non vale per i mazzi combo. Un mazzo con generosità marziana e furto della chiave probabilmente ha un sas anche inferiore a 75, addirittura inferiore a 70, però ovviamente è forte anche in quella maniera. Quindi dipende un po', questo ragionamento non si applica a tutti i mazzi combo, ma si applica ai mazzi che sono forti senza avere una combo particolare. Sì e no, nel senso, il meta locale non è possibile conoscerlo per ovvie ragioni, ma in generale comunque anche il meta in KeyForge è difficile da stabilire per ovvie ragioni, i mazzi sono generati a caso e possono uscire combinazioni particolarissime e imprevedibili. Diciamo che ad ora, con l'entrata di Worlds Collide, è imprescindibile avere delle rimozioni, tant'è che Bologna ce n'erano poche e hanno fatto top 9 Sauri praticamente, quindi questo è palese, cioè non devi cioè io non considero il meta di un posto, non considero il meta del momento, ma sicuramente cerco di immaginarmi quali saranno gli archetipi più giocati, quindi cerco di avere delle risposte magari a dei rush, anche se ce ne sono molti meno, cerco di avere risposte al board, cerco di avere risposte ad artefatti, cioè sostanzialmente banalmente cerco un mazzo più che diciamo unidirezionale che fa solo una cosa e basta, preferisco averne uno soprattutto nei tornei grandi più vario che ha risposte a una quantità superiore di meta, cioè maggiore di meta, a costo di avere poi dei matchup singoli più difficili che se portassi un mazzo con una sua strategia e basta. Qui c'è un attimo da ragionare, perché secondo me il meta non esiste, o comunque non esiste un meta valido sempre, valido per un'intera espansione. Questo è una cosa che ho, diciamo, insieme anche agli altri ragionando, ho maturato nel corso di questi ultimi mesi, quindi facendo i tornei grossi, perché è stato veramente palese come in alcune zone, in alcuni tornei, il meta era di un certo tipo, mentre in tornei in posti diversi il meta completamente cambiava. Ad esempio a Milano sono andati Lorenzo Veroglieri e Antonio Di Verniere e hanno trovato un meta che era molto simile agli inizi, quindi con tanti Comata che rushavano e puntavano appunto sulla generazione Ambra senza controllare tanto board. Mentre nel Prime ad Empoli oppure anche a Genova c'era un'attenzione maggiore al controllo board e quindi con il senno di poi uno avrebbe dovuto portare dei mazzi differenti ad un torneo rispetto all'altro, però questo ovviamente non lo puoi sapere prima. Puoi un attimo capire se in quella zona, quando uno conosce bene la community, ci sono un certo tipo di giocatori, può pensare di portare mazzi che counterino quel meta lì. Altrimenti in un prime come quello di Bologna con 100 persone è impensabile che ci sia un meta singolo. Semplicemente anche per un discorso di fortuna, di casualità, di forza dei mazzi che sono fuori meta, perché succede anche quello, ci sono mazzi fortissimi che sono fuori meta e però fanno top e quindi allora generano un meta diverso, quindi è sempre difficile scegliere un mazzo a seconda di quello che giocheranno gli altri. Consiglio sempre di giocare quello che ha un win rate maggiore. Certo, non lo puoi calcolare su 10 partite, lo calcoli su 40-50 partite un win rate di un mazzo. Io onestamente utilizzo solo Dex of KeyForge per un semplice motivo, è un archivio comodissimo. Quando devo scegliere un mazzo ce l'ho tutto in fila, con tutte le carte in fila e vedo anche le statistiche. E quindi utilizzo solo quello, il resto non posso nemmeno valutarli perché sinceramente l'ho sempre utilizzato poco. Quello mi sembra molto comodo perché unisce comunque programma di valutazione con un tool abbastanza comodo per vendere. E quindi avendo moltissimi mazzi anche lì mi serve per riuscire a vendere meglio. Anche qui devo dire che come ho detto prima, essendo stato un difensore fin dall'inizio di Dex of KeyForge, è nettamente il mio preferito e attualmente è l'unico che utilizzo, però li ho provati tutti. Ho provato all'inizio KeyForge Compendium,
che però non aveva una grafica accattivante, non aveva un sistema di stoccaggio, diciamo, dei mazzi, comunque di archivio dei mazzi che fosse comodo, fosse ben visibile, fosse facile anche da condividere. E penso che per questo sia stato poi abbandonato anche dagli sviluppatori. Poi ho provato Renkei, che non mi è piaciuto neanche un po' fin da subito, perché appunto cercava di fare una somma di tutti i valori, tutti i punteggi degli altri mazzi in una scala da 0 a 100, e questo portava ad avere praticamente tutti i mazzi con un Renkei altissimo. E rendeva la cosa inutile, perché se tutti hanno un punteggio alto, comunque quasi tutti hanno un punteggio alto, e quando cambia di 0,5, diventa un problema. E anche lì c'era l'altro fattore, che considerava solamente un punteggio, quindi la somma di tutti gli altri, senza vedere le specificità, che è stata invece la grande forza di Dex of Keyforge, appunto, che ti evidenzia la speed, ti evidenzia le ambre, anche è comodo banalmente. Quanti archivi fai, quanti artefatti hai, quante migliorie hai, perché mettersi a contare può diventare veramente lungo. Averle e poterle filtrare a seconda dei vari parametri è l'enorme forza, l'enorme vantaggio di Dex of Keyforge. C'è il sito di Keyforge Italia, che è utilissimo, soprattutto per i nuovi giocatori, perché hanno aggiunto anche di recente un glossario con le specifiche definizioni delle carte. Perciò, se uno non sa cosa vuol dire, ad esempio, adirare, se lo va a cercare e ti scrive anche tutte le carte che hanno adirare come meccanica. Altri siti, c'era un sito americano che si chiamava Toy Wiz, anche quello l'ho provato, e simile a Renkei, però fatto un pochino meglio, perché non era un'app, era comunque un sito, e era buono per archiviare mazzi, per filtrarli, e anche loro si proponevano di dare un punteggio Toywiz, appunto, che fosse una somma di tutto il resto. Proponevano anche un sistema di vendita, quindi potevi vendere mazzi su Toywiz. Il problema qual è? È che per tutti i sistemi di vendita vale la stessa regola: la gente va dove è la maggior parte delle persone. La maggior parte delle persone in tutto il mondo è su Dex of Keyforge, e quindi conviene vendere lì. Io su Toywiz ho venduto 0 mazzi, su Dex of Keyforge ho venduto decine. Perciò utilizzo quello perché mi piace, perché l'ho difeso fin dall'inizio, ma soprattutto perché è il più utilizzato al mondo. Questo difende, tipo, se giocate a mazzi del Balda poco, perché dovete solo tirare carte a diritto. Con Worlds Collide c'è un grado di complessità un pochino più alto, però anche lì mi possono venire in mente mazzi in cui, anche molto, cioè, che ho parecchi competitivi, in cui ho tante creature, tante ward, e mi limito a calare creature, guardarle, levare le creature all'altro e ripare. Lì non è che ci vuole tante partite, dopo 10 partite più o meno, quando hai capito qual è la casata su cui devi puntare, guardi quelle e finita lì. Per esempio, il mazzo che aveva a Bologna mi è sembrato forte fin da subito, ma dalla prima alla 50ª partita sono convinto di essermi migliorato molto a giocarlo, perché ha imitazione, Crassosaurus, Six Emperor, che può essere utilizzata anche su tributo. Canto della Selva, che è una carta che devi sapere se tenerti o non tenerti, cosa archiviare, quindi lì ci vogliono almeno una trentina di partite, secondo me. Poi, ovviamente, alcuni mazzi sono così complicati che le prime 30, diciamo, sono l'entry level, da lì in poi si migliora sempre di più a giocarlo. Diciamo, sopra le 50-100 partite diventa anche superfluo, perché tanto vai in automatico e le combo alla fine sono quelle. Anche qui dipende dal tipo di mazzo, come ha detto Niccolò. Alcuni mazzi sono più facili da utilizzare, innegabilmente, mazzi che si basano appunto sulla generazione Ambra, senza controllare neanche la board avversaria. Potresti giocarli a testa bassa e comunque funzionano. Quindi, ad esempio, mazzi con doppio accesso, mazzi con generosità e furto, mazzi che hanno addirittura un OTK in selvaggio, con stregone, stregone, pixie, ciota, richiamo. Quindi mazzi del genere, una volta che li hai imparati a utilizzare, non hai bisogno di ulteriori approfondimenti, ulteriori analisi, quindi boh, 20 partite per masterare un mazzo vanno benissimo. Altri mazzi sono un po' più complicati,
e quindi secondo me solo dopo 30, 40, 50 partite riesci veramente a conoscerli appieno. Però secondo me la skill più importante per quanto riguarda i propri mazzi è capire come comportarsi nei confronti di vari archetipi di mazzi avversari. Quindi cosa devi fare a seconda di quello che ha l'avversario. Questa è la cosa da imparare. Quindi è anche inutile fare 10 partite di fila contro il solito avversario, secondo me. È molto più utile, e questo si può fare benissimo su Crucible, è molto più utile scontrarsi contro un'ampia gamma di avversari, dai più forti ai più scarsi, e vedere cosa devi fare, cosa scartare, cosa tenere. Quindi è molto sull'adattivo, molto sull'adattamento all'avversario, sul capire cosa il tuo mazzo può fare contro un rush, contro un control deck, contro un board control. Quindi è lì l'abilità. E quanto tempo ci vuole? Direi 40, 30, 40, 50 partite a seconda della complessità del mazzo. Dipende dall'espansione. Con cosa ho cercato sempre mazzi secondari, perché onestamente dovevo aprire troppi mazzi per trovarne uno che mi piaceva, dato che ho sempre giocato di board e il board in cosa non era proprio la cosa, diciamo, fondamentale, comunque non era la win condition principale, quindi li compravo sul mercato secondario, tra l'altro cose anche a poco perché non era una cosa richiesta. E per quanto riguarda Worlds Collide, io apro solo mazzi nuovi, perché tanto tra vari premi, vari mazzi, altri mazzi venduti, soprattutto i quota, ho venduto praticamente qualsiasi quota, preferisco investire soldi lì, perché tanto comunque mi piacciono le carte, mi piacciono i mazzi, mi piace comunque provare i mazzi di Worlds Collide e li ritengo mediamente molto più competitivi della media dei mazzi di prima espansione. Quindi io ormai compro solo mazzi nuovi. Keyforge è il primo gioco serio che sto facendo, diciamo, a livello competitivo, il gioco di carte, perciò all'inizio ero molto restio a spendere decine di euro, centinaia di euro per dei mazzi di carte, perché per me era la prima volta. Quindi inizialmente avevo pochi mazzi, come penso tutti, e quelli che li prendevo nuovi li aprivo. Anzi, addirittura le primissime volte cercavo dei mazzi a pochi euro in maniera da conoscere tutte le case, da conoscere più carte possibili. Questo è un consiglio che mi sento di dare a chi inizia adesso a giocare a questo gioco. Comprate bulk, comprate lotti di mazzi a pochi euro in maniera da conoscere le carte, perché è fondamentale sapere cosa fanno le carte leggendo la lista dell'avversario, altrimenti non si può impostare una strategia. Però andando avanti, cominciando a capire che il gioco veramente mi piaceva, cominciando anche a vincere qualche partita, mi sono reso conto che per andare avanti c'era bisogno appunto di mazzi di un certo livello, e personalmente preferisco cercare mazzi nel mercato secondario, perché ritengo che sia più facile, più veloce trovarli. Uno, qual è il calcolo che deve fare più o meno? Se quel mazzo costa 100, io mi è worth, vale la pena? Beh, dipende. Se ti apri 10 mazzi in media, trovi un mazzo migliore o uguale a quello lì? Se non lo trovi, forse 100 euro sono un prezzo onesto. Se invece lo trovi, probabilmente fai prima ad aprirti un box, anche perché soprattutto all'uscita delle nuove espansioni i box te li fanno scontro la maggior parte dei negozianti, e quindi anche lì sempre all'inizio delle espansioni uno o due box quelli li prendo di default, diciamo, perché servono per conoscere la nuova espansione. E poi un altro modo che ho io per trovare mazzi, che è il mio preferito, è quello di scambiare non un mazzo per un mazzo, perché un mazzo per un mazzo o uno dei due è fesso o uno dei due cerca un mazzo da collezione e l'altro uno competitivo, altrimenti è difficile che si trovi un accordo vantaggioso per entrambi. Di solito è vantaggioso per le poste, fondamentalmente. Quindi di solito tanti mazzi per tanti mazzi. Ho fatto grossi affari, i miei migliori affari li ho fatti dando via magari un mazzo forte per di più di un mazzo medio forte, o quel mio avversario considerava medio forte, ma che invece io consideravo pari o maggiore di quello che davo via.
e considerato poi che quelli che ti arrivano magari li riesci a rivendere, in questa maniera si crea un circolo virtuoso e perciò alla fine il mercato gira. Poi anche io in momenti diversi della mia esperienza con Keyforge ho cercato cose diverse. C'è stato un periodo in cui appunto cercavo mazzi tanto per averli, per provare case. C'è stato un periodo in cui cercavo solamente mazzi competitivi perché c'era da andare al World Tour, c'era da andare a Nazionale, quindi volevo solamente mazzi forti, non mi fregava niente di altri mazzi. Ora ultimamente sto cercando anche mazzi da collezione per avere una completezza, ad esempio tutte le anomalie oppure doppio viaggiatore, cose del genere, per completezza. Quindi magari mi sarei venduto da solo dei mazzi se mi fossi incontrato in diversi tempi, se fossi stato un viaggiatore temporale, ecco appunto. Perciò nell'ordine preferisco scambiare, comprare nel mercato secondario e sbucciare mazzi, tranne quando c'è una nuova espansione che lì si sbuccia o messo lisci. Io uso solo l'espansione corrente, così come ho fatto con Age of Ascension e così come sto facendo con Worlds Collide. Diciamo in generale, ad oggi io puntando molto sul board giocherò sempre Worlds Collide se mi trovo in, diciamo, in dubbio tra più espansioni, però molto spesso mi trovo in dubbio tra più mazzi di Worlds Collide, quindi alla fine non mi si pone proprio il problema. Assolutamente zero, come ho detto prima, scelgo sempre il mazzo con rete maggiore. Non me ne frega niente se è di Kota, se è di Awa o se è di Worlds Collide. Difficilmente ci sono due mazzi con lo stesso win rate tra quelli che ho, perché se uno fa tantissime partite comunque il win rate cambia. C'è da considerare il fatto che alcuni mazzi sono più forti in un tipo di tornei, alcuni mazzi sono più forti in un altro tipo di tornei. Quindi si ritorna un po' al discorso di prima, di cercare di indovinare, conoscendo la community del posto dove vai a giocare, cosa più o meno potresti trovare in quei negozi e quindi cominciare anche a pensare un po' a un counterplay. Poi, se alla fine di tutti questi ragionamenti i biglietti sono esattamente uguali, i mazzi che ho sono esattamente forti uguali secondo me, se non posso indovinare un counterplay, non posso indovinare un meta nel torneo che vado ad affrontare, di solito scelgo il mazzo con o dell'ultima espansione oppure di quella più bistrattata, diciamo, perché mi piace anche provare a dimostrare che non è vero che le espansioni sono così tanto differenti tra di loro. C'è ancora chi sostiene che Kota sia l'unica espansione forte e AOA e World Collide fanno schifo. Non è assolutamente così, è dimostrato dai fatti, è dimostrato dalle top ai tornei importanti, è dimostrato dal fatto che di Kota sono stati sbucciati quasi 1 milione di mazzi, mi sembra 900.000, e mentre di AOA poche centinaia di migliaia, di World Collide ancora meno. Quindi se troviamo nelle top dei tornei dei mazzi di Age of Ascension e di World Collide a quei livelli, statisticamente vuol dire che almeno le espansioni sono alla pari, se non addirittura sono andate a crescere nel tempo. Perché se il mondo apre meno mazzi e tra quei meno mazzi comunque trovo dei mazzi che vincono i tornei, beh, questo qualcosa vuol dire. Poi un ultimissimo parametro che scelgo magari è dare un occhio a quanti vincoli ha un tuo mazzo, perché se te vai ad affrontare un Prime Championship dove i due finalisti vanno a forza 4 e poi non puoi più utilizzare quei mazzi in chain bound, magari preferisco un mazzo con pochi vincoli, così non me lo sono bruciato in chain bound se poi arrivo in finale. Le mie case preferite sono variate ovviamente, come sanno tutti. Kota è ovviamente Brogner per flexare nel viso alla gente, in Age of Ascension ancora di più perché c'era la combo Capo Tribù Battitore, avevo due mazzi al nazionale con questa combo, tutte in copie multiple, e quindi sicuramente Brogner per la prima e la seconda espansione. Nella terza purtroppo, diciamo, il Brogner non esiste e quindi ho un po' cambiato le mie casate preferite. Sicuramente Logos è la mia casata preferita. Infatti tutti i mazzi che ho interpletta competitivi di Worlds Collide hanno Logos. Non è necessario che peschino tantissimo, ma voglio Logos. E anche perché la mia carta preferita, e ho veramente tanti mazzi forti, la carta è Zenzik. Insomma, Zenzik, quella.
quindi Lopez. E poi anche in ogni singolo mazzo ho Sauriani, perché da quando l'hanno annunciato io ho detto ragazzi io questa espansione giocherò solo Sauriani, quindi se non ha Lopez e Sauriani praticamente non lo guardo nemmeno. Poi per esempio c'è il mazzo, che ne so, con cui Vittoria ha vinto a Empoli, mi piace tantissimo perché comunque cala tanto board, gli Star Alliance sono la mia terza casa preferita, e quindi diciamo questa potrebbe essere la terza, però in generale Logos e Sauri. La mia casa preferita in assoluto è Logos per diversi motivi. Uno, per il logo, mi fa impazzire il logo di Logos, è bellissimo e mi piace un sacco. Infatti ne ho due di spille con Logos. E poi anche i colori mi piacciono tantissimo, mi piace il concept degli scienziati che sono robot, che pescano tanto, che fanno esperimenti. È bellissimo come concept. C'è da dire che nei mazzi che io gioco, che ho come più forti, non è presente Logos, ma è praticamente sempre presente Ombre. Probabilmente rosso, perché tutti i mazzi che ho avuto forti all'inizio erano rossi. La tripletta ce l'avevo tutta rossa, per capirsi, quindi sicuramente rosso. Il viola, perché tipo Fiorentina, quindi mi piace il viola naturalmente. Il blu non è male, perché appunto mi ricollego al Logos, ma il viola ce l'ho nel cuore. Buono ragazzi, quindi vi salutiamo, ricordatevi di iscrivervi qua sotto, vi lasciamo il link, anzi vi lascerà il buon Arconte nel crogiolo. Iscrivetevi anche al suo di canale però. Chiaramente, anzi sarete già iscritti al suo, immagino, iscrivetevi anche al nostro, vi aspettiamo a giro per i tornei. Ciao ragazzi! Grazie a Nicolò e Leonardo per aver condiviso le loro opinioni e la loro esperienza con tutti noi. In descrizione, come già anticipato da loro, troverete il link al canale Team GG Keyforge. Iscrivetevi per avere sempre più spunti su cui riflettere per migliorare il vostro gioco. Se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like, a condividere l'esperienza dei nostri ospiti con chiunque abbia dei dubbi al riguardo o semplicemente lasciare un commento. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!